Questo è il nuovo Ferrino Appalachian 55 litri, il nuovo zaino da trekking per ultra backpacking di casa Ferrino. Adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dallo schienale di questo Appalachian, perché salta subito all'occhio che questo schienale è uno schienale ergonomico che va a diretto contatto con la schiena. Il suo pregio maggiore è proprio la sua stabilità e la possibilità di portare tanti chili. La stabilità anche a pieno carico, quando ci portiamo 15-18 kg, vi assicuro che è veramente eccezionale. Uno schienale veramente molto stabile, che fa sì che il peso sia ben a contatto col nostro corpo e quindi che non sballonzoli destra e sinistra. Uno schienale poi regolabile, facilmente regolabile con una slitta da far andare su e giù in modo tale da regolarlo in base alla nostra altezza. L'unica cosa però è che, essendo molto ergonomico, quello che è il suo punto negativo è la traspirabilità. Utilizzato in delle giornate calde, estive, magari anche per tante ore, vi assicuro che fa sudare parecchio. Ecco che da questo punto di vista mi sarei immaginato un qualcosina di più da parte di Ferrino, proprio per andare a migliorare un pochino questa traspirabilità. Passando invece alla fascia lombare, anche lei è bella ergonomica, bella strutturata, come dicevo 15-18 kg ce li si porta senza nessun problema. Troviamo due tasche, una a destra e una a sinistra, per riporre il materiale, tasche anche belle grosse. La cinghia sulla parte anteriore per chiudere lo zaino lavora veramente bene e soprattutto non svolazza tutta la parte di cordame in eccesso. Ecco che dal punto di vista della fascia lombare, diciamo, abbastanza classica, traspirabilità anche qua non è il suo punto forte, però sicuramente dal punto di vista delle prestazioni tanta roba. Parlando della parte posteriore di questo Appalachian, la prima cosa che voglio subito dirvi che mi ha veramente stupito sono le sue innumerevoli tasche, perché ne troviamo tantissime. Iniziamo dalla parte laterale. Nella parte bassa troviamo la classica tasca porta borraccia, che non è in rete ma è fatta in tessuto, e sopra alla parte della borraccia c'è un'ulteriore tasca verticale chiusa da una zip dove possiamo portare ulteriori oggetti. Queste tasche le troviamo sia nella parte destra che nella parte di sinistra, quindi siamo già a 4, e vi assicuro che già qua ci sta tantissimo materiale. Inoltre, sempre sulle parti laterali troviamo le classiche cinghie per andare a comprimere lo zaino o trasportare qualche oggetto lungo sul laterale. Altre tasche le troviamo nella parte frontale, infatti troviamo questa bellissima tasca a rete abbastanza grossa dove possiamo mettere all'esterno qualche oggetto che magari vogliamo tenere fuori. Anche qua di oggetti ce ne stanno davvero tanti. E infine le ultime due tasche sono sulla parte del cappuccio. Cappuccio che è un classico flottante, cappuccio che ha una tasca esterna e una tasca interna, e vi assicuro che di oggetti ce ne stanno tantissimi. Lo zaino in sé possiamo vederlo composto da due parti, una parte superiore e una parte inferiore. Parte inferiore, classica zona dove riporre il sacco a pelo con la sua apertura. Tra l'altro ci sono anche le cinghie per portare qualcosa all'esterno qua. E poi invece parte superiore, classica, dove posso andare a mettere un sacco di oggetti. Dunque, diviso in due parti e lo si può aprire dalla parte superiore, con la classica struttura cordino che possiamo andare a tirare e chiudere in modo tale da non far uscire nulla. Ecco che dal suo punto di vista, sicuramente a livello di feature, è uno zaino molto classico, non presenta grandissime innovazioni, non ha quella skill in più che magari chiama al futuristico, però è uno zaino sicuramente che vada al sodo, di cui, come vi dicevo, mi sono piaciute tantissimo le sue tasche perché ci permette un'ottima organizzazione di tutto quello che ci portiamo dietro. Parlando del comparto acqua, abbiamo la possibilità di portare le borracce nella parte esterna, come vi dicevo prima, possibilità di mettere la vescica nella parte interna per far uscire la prolunga sulla parte anteriore, e infine in dotazione troviamo anche un rain cover per proteggerci dalla pioggia. A livello di materiali, la Appalachian è fatta con un Jaguar 500D. Ecco che è un materiale veramente molto resistente, che sicuramente il suo pro è proprio la sua longevità. Però il suo contro è il peso, perché comunque parliamo di 0,55 litri nel mio caso, che pesa 1 kg e 850 grammi. Quindi sicuramente il peso non è sicuramente il suo punto forte, ma sulla longevità qua non c'è nulla da dire. Arriviamo infine alle conclusioni per questo Appalachian 55, iniziando dal prezzo, perché online si trova sui 150 euro. Come dicevo, esiste anche la versione superiore da 75 litri che costa un pochino di più. Ve lo consiglio, sicuramente a livello di materiali non c'è nulla da dire, Ferrino da questo punto di vista sempre ottima. Ecco che, come vi dicevo, io mi sarei aspettato un qualcosa di più, almeno per quanto riguarda lo schienale. Diciamo che secondo me magari oggi in giro c'è qualche zaino che fa sudare meno, però è anche vero che dal punto di vista delle caratteristiche dove riporre tutti gli oggetti lui non ha eguali. Quindi, come sempre, dipende un po' quello che cerchiamo da uno zaino. E io, nella speranza di stato, ho esaurito il sostegno anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!